Si può essere alti 30 centimetri o ancora meno e guardare il mondo dall'alto in basso assolutamente certi della propria condizione di esseri superiori? E si può essere presuntuosi, orgogliosi e sicuri di sé e risultare lo stesso tremendamente simpatici? Sembra incredibile, ma si può. O almeno, lui può. Il bassotto tedesco è il cane più curioso e particolare che la natura e l'uomo siano mai riusciti a produrre. È un gnomo a quattro zampe, o forse un segugio visto allo specchio deformante di un Luna Park. Una cosa è certa, quando se ne incontra uno è impossibile trattenere un sorriso. Lui però non si sente certo un clown. Con quelle zampe ridotte ai minimi termini, incede come se il mondo gli appartenesse. Nel suo sguardo c'è la fierezza di un cane che sa quello che vuole, che si sente importante e che non considera la bassa statura un handicap, ma un grandissimo pregio funzionale. Ha ragione. Se non fosse un tappo, non potrebbe svolgere così bene il suo lavoro. Lui lo sa e se ne vanta. Questo vi sembra un prato inglese con l'erba tagliata molto bassa? Errore. È una vera giungla in cui si può sparire completamente. E questa è una scarpa o un'impervia montagna? Un cucciolo di bassotto, specie se di bassotto nano o caninchen, è veramente piccolo nel senso più letterale del termine. Il problema principale è quello di non pestarlo. Per fortuna è un cane incredibilmente robusto e di ottima tempra. Un piccolo incidente di percorso, ovviamente involontario, non gli toglierà mai il buon umore né la voglia di tornare alla carica. Ci sono tre diversi tipi di bassotto: standard, nano e caninchen. Ci sono anche tre diversi tipi di mantello: pelo corto, lungo e duro. Il bassotto è un cane da tana, ovvero un cuor di leone disposto a vedersela muso a muso con avversari agguerriti e spesso assai più grossi di lui. In pratica, non aspettatevi mai un cane tranquillo da parcheggiare sui cuscini. Lui, parcheggiato, ci sta al massimo per 5 minuti. A meno che non ci sia qualcosa di interessante in TV. Il bassotto è un cane in perenne movimento. Correrà e salterà avanti e indietro raggiungendo velocità impensabili per un rasoterra come lui. Tenterà anche le scalate più ardue, si infilerà ovunque sfidando ogni tentativo di limitarne le azioni e distruggerà sistematicamente con somma soddisfazione qualsiasi piccolo oggetto che per lui possa rappresentare una preda. Il bassotto è un cacciatore e deve vivere come tale. Ovviamente noi siamo liberissimi di detestare la caccia, ma non è giusto snaturare il carattere e le attitudini di un cane per seguire i nostri ideali. Quindi bisogna trovare un compromesso. Il bassotto ha un carattere forte, più forte forse della maggior parte degli umani. Quando non vuole fare una cosa, per esempio andare al guinzaglio, resisterà con ogni mezzo. In compenso, quando vuole una cosa, la vuole con feroce determinazione e fa l'impossibile per raggiungerla. Può tentare con le moine e gli occhi dolci, che gli riescono particolarmente bene, tanto che è quasi impossibile resistere. Ma può provare anche a usare le maniere forti o ricorrere al furto con scasso. La persona di una certa età che non esce quasi mai di casa e che vuole il cucciolo da divano potrebbe pensare che il bassotto sia perfetto per lei. Errore. Un bassotto che non fa esercizio fisico ingrassa e questo nuoce moltissimo alla sua salute. Inoltre può diventare nevrotico e mordace perché accumula stress ed energie senza avere mai modo di sfogarle. Il bassotto, insomma, è un cane dai 1000 volti. Nel giro di pochi secondi può trasformarsi da Dr. Jekyll a Mr. Hyde e viceversa. È un mondo fatto di orgoglio, di umorismo, di coraggio e di amore. È un mondo di elfi e folletti, visto dal basso forse, ma capace di restituirci quell'atmosfera fatata e surreale che credevamo di aver perduto insieme alle favole.